Il servizio che ora vedremo penso interesserà molto coloro che ogni tanto prendono un aereo, tra l'altro sono milioni di persone in Italia, perché riferisce un po' quello che avviene dietro le quinte che noi non vediamo. Quando ci sediamo a bordo di un aereo, slanciamo la cintura, è un po' come salire a bordo di un treno, di un pullman, guardiamo fuori dal finestrino, beviamo magari un succo di frutta che ci ha offerto la hostess, leggiamo un giornale, magari schiacciamo un pisolino. Ma l'aereo è qualcosa di molto diverso da un treno o da un pullman. Una delle differenze principali è che nel cielo non ci sono strade o autostrade, neppure rotaie. È tutto libero. E quindi se centinaia di aerei volano contemporaneamente, bisogna evitare che si scontrino, perché ognuno deve seguire un suo itinerario, una sua strada ben precisa, una strada virtuale che non esiste, ma che viene inventata, per così dire, dalle torri di controllo che regolano tutti i voli di linea. Lorenzo Pinna e Sergio Spanu si sono trasformati in passeggeri virtuali per seguire in volo e dietro le quinte quello che avviene prima e durante e che noi non vediamo. Ecco il loro reportage. Aeroporto di Fiumicino. Sono le 9 del mattino e uno dei circa 700 voli giornalieri per Milano sta partendo dall'uscita. I passeggeri si stanno imbarcando e fra pochi minuti tutti saranno seduti ai loro posti, le cinture allacciate, pronti al breve viaggio di circa un'ora. Nel frattempo, cosa stanno facendo i piloti? E cosa succede nella torre di controllo? Seguiremo le fasi principali di questo volo per capire come funzioni esattamente il controllo del traffico aereo. È un'impresa complessa che ogni giorno in Italia dirige decolli, atterraggi e voli di almeno 5.200 aerei attraverso una rete di 23 radar sparsi su tutto il territorio nazionale. Il nostro Airbus è ancora parcheggiato vicino al terminal dell'aeroporto. La passerella è stata ritirata, le porte chiuse, pronti a partire. Il pilota si mette in contatto con una sezione della torre di controllo che si chiama in inglese ground, suolo o terra. In questa sezione si trovano i controllori che dirigono l'aereo non in volo, ma solo nei suoi spostamenti al suolo, nei piazzali e nelle bretelle dell'aeroporto. Prima sorpresa. Anche se piloti e controllori sono italiani, parlano in inglese. Infatti, su questa frequenza sono sintonizzati altri piloti, probabilmente anche stranieri, e per sicurezza è bene che tutti seguano le parole della ground. Cosa si sono detti piloti e controllori? I piloti hanno chiesto il permesso di accendere i motori e di andare verso la pista di decollo. I controllori si accertano che il volo sia notificato, cioè inserito nella programmazione giornaliera, e che non ci siano problemi di traffico. Poi danno l'autorizzazione indicando al pilota la pista in uso. Nel nostro caso, la pista 25, cioè verso ovest. Dopo qualche minuto di rullaggio, eccoci arrivati in cima alla pista, in quella piazzola che si chiama punto attesa. Qui il pilota saluta i controllori della ground e cambia frequenza per parlare, sempre in inglese, ad un altro settore chiamato semplicemente torre. Nuova richiesta del pilota che chiede di potersi allineare sulla pista e di decollare. Dopo alcune verifiche, i controllori della torre danno l'autorizzazione e qualche altra notizia utile al pilota. Autorizzato all'allineamento e decollo. Vento al suolo 350,6. Il volo per Milano può partire. Via i freni. Motori al massimo. La velocità aumenta e a circa 140 nodi il comandante tira a sé la cloche e l'aereo punta verso il cielo. Poche decine di secondi ed ecco un nuovo contatto con la torre. I controllori comunicano al pilota l'ora esatta del decollo e poi gli dicono di cambiare frequenza e di mettersi in contatto con un altro centro. In questo caso con il controllo radar di Roma. Dove si trova questo centro che dovrà seguire il nostro aereo per una buona parte del suo viaggio? Ciampino, periferia di Roma. Ecco uno dei quattro grandi centri che controllano il traffico aereo in Italia. Oltre a quello di Roma, ci sono infatti i centri di Milano, Padova e Brindisi, ognuno con una regione di spazio aereo di sua competenza. Nella grande sala piena di monitor e dalle luci basse e soffuse, lavorano i controllori che dirigono il traffico nei cieli italiani e che prendono in consegna l'aereo appena decollato e lo accompagnano fino a pochi chilometri dalla pista di atterraggio. Sentiamo come. Il pilota del nostro volo ha appena chiamato il controllo di Roma e il controllore ha davanti il grande schermo dove può seguire tutti gli aerei che stanno volando nella stessa zona.
sono quelle sigle bianche o verdi che si muovono lentamente sullo schermo. Con il quadro completo della situazione, il controllore può dirigere il nostro volo, quella piccola sigla verde, sull'itinerario più adatto a entrare in una delle grandi aerovie che convogliano il traffico aereo. Il Roma-Milano di oggi deve seguire l'aerovia Alfa 1 ad un livello di volo 280. Cosa vuol dire? Questa aerovia è una speciale rotta prestabilita che passa accanto alla costa di Lazio e Toscana, sorvola l'isola d'Elba e rientra verso Milano sopra la Liguria. E il livello 280 è la quota a cui il nostro aereo deve volare, 28.000 piedi, circa 9.000 metri. Anche se altri velivoli stanno percorrendo la stessa aerovia, lo faranno a quote diverse. Uno dei compiti principali dei controllori è proprio quello di separare in verticale i vari aerei, stando attenti che fra loro ci siano almeno 1.000 piedi, circa 300 metri, e in orizzontale una data distanza regolamentata dipendente dalla velocità e quindi dal tipo di aeromobili. Una volta date le istruzioni, il controllore lascia il nostro aereo per seguirne un altro. In un'ora può gestirne fino a 40. Se il traffico è troppo intenso, viene aperta una seconda postazione con un altro controllore. Una serie di codici colorati, verde, bianco, azzurro, giallo o rosso, richiama l'attenzione sulle varie situazioni che si possono presentare. La sigla del nostro volo rimane verde, il che vuol dire che l'aereo continua ad essere gestito da questo controllore. Il viaggio prosegue ed ecco che ci avviciniamo al confine fra la regione aerea di Roma e quella di Milano. Sul confine avviene il passaggio di consegna. Il controllore di Roma chiede al pilota di cambiare frequenza per parlare con il centro che lo porterà fin quasi all'atterraggio. Cosa succede mentre il pilota passa il confine fra le due zone? Vediamo che la sigla del nostro volo è bianca, cioè ancora gestita da Roma. Poi, una volta che l'aereo è preso in consegna da Milano, la sigla diventa verde. Un modo per avere con un solo colpo d'occhio un'idea precisa degli aerei da seguire. Con il controllore di Milano i dialoghi sono più frequenti perché l'aereo deve scendere di quota e inserirsi nel circuito che lo porterà ad allinearsi con la pista della Malpensa. In questa fase gli aerei si mettono quasi in fila indiana e ognuno deve trovarsi ad almeno 5 miglia nautiche, poco più che 9 chilometri, da quello che lo precede. Tutte manovre eseguite su istruzioni del controllore di volo. Ecco, ormai la pista è in vista, mancano al massimo 2 minuti all'atterraggio. Il pilota saluta il controllo di Milano e si mette in contatto con la torre della Malpensa, che gli dà l'ultima autorizzazione per atterrare e le solite notizie meteo sul vento al suolo. E una volta a terra, mentre sta ancora correndo sulla pista, nuovo cambio di frequenza. Questa volta è la ground di Malpensa che guiderà l'aereo verso il parcheggio per far scendere i passeggeri. Il viaggio è finito.